Bella zii, oggi andiamo a mangiare al dumpling bar, ravioli cinesi fino a morì. Insomma, c'è sto chef che si chiama Gianni Catani. Appassionato di cucina cinese da sempre, decide di replicare la cucina cinese con un tocco, non so, artistico, creativo suo. E quindi apre un dumpling bar, un posto che fa solo ravioli, in realtà va anche tanta roba, ma specializzato sui ravioli, a Roma. Siamo in zona Marconi, usciti adesso dalla metro a San Paolo, pure se la zona è Marconi, fra è confuso. Io sono molto confuso, sempre confuso. Di norma. Questo qua è il dumpling bar. Lui è Gianni Catani e lui è Jing. E invece io sono Francesco. Lui è Francesco. Io sono Francesco, salve. E mo entriamo, oppure mangiamo fuori, in realtà non lo so. Eccolo qua, guarda che bello. Qui è dove li preparano. Io adoro il dumpling bar, un tipo col gambero e le castagne, non so se c'è oggi. E il signor Catani è lì. E quel ragazzo lì in fondo. Allora, qual è il piano? Noi prenderemo tutti i ravioli sul menù. Ci hanno già portato le salse, ci abbiamo agrodolce, piccante e salsa di soia. Non basteranno queste tre, immagino, per tutto però. Che poi le salse sono tutte artigianali, calcola, le fanno loro ogni giorno. Oh, stanno arrivando i primi. Eccoli qui. Raviolo maiale verza, raviolo manzo e peperoni, raviolo cinque verdure, raviolo gamberi e castagne, tartufo nero di seppia, patate e cipolle, calamari e castagne, agnello e cipolla, manzo e funghi, bok choy, peperoni e cipollotto. E per finire lo xiao mai ai gamberi, che è quello classicone, che mi piace proprio 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 tanto. Io non so se ti stai rendendo conto. Cominciamo proprio con gli xiao mai ai gamberi, perché regà, cioè il classicone, guarda, cioè è proprio caricato. No, vabbè, sì. A parte che appunto tutto fatto a mano, artigianale, fresco ogni giorno, lo senti. Cioè sembra tu madre cinese che te fai ravioli. Tu madre cinese che te fai ravioli. Guarda il cipollotto com'è tutto bello fresco e... No, il bok choy dentro è tipo cavolo cinese. Anzi, il bok choy è il cavolo cinese. E c'ha sto sapore, quindi tutto molto quasi verza. È molto tra il dolciastro e la botta di vitamine. Questi qua, regà, sono i ravioli patate rosse e ceci. Sono stupendi. Guarda come sono belli e drippano sta cremina agrodolce. C'hanno un profumo di piccante. Oh, guarda l'arachide sopra. Guarda l'arachide sopra. E vediamo dentro com'è, perché secondo me è proprio carino. Mamma mia, guardalo, è un bijou, regà, sembra un gioiello. La salsa agrodolce. Ok, sì, mo proviamo quelli all'agnello, perché secondo me sono veramente buoni. Inzuppo bene la salsa soia perché ho fame. E namo. L'agnello molto più leggero rispetto al maiale, con la salsa di soia c'ha veramente una bella combo. Che poi appunto agnello credo che sia uno dei piatti forti del dumpling bar, perché anche un'altra volta ci avevamo mangiato a una sede che prendeva i ravioli freschi da qua per rivenderli, e avevo mangiato proprio agnello ed erano buoni come oggi. Questo qua è quello manzo e tartufo e so parecchio curioso. Ci sta fra che ce lo sta aprendo, guarda che bello l'impasto, mamma mia, guarda, lo vedi che è morbido proprio? Il tartufo! Il tartufo lo assaggiamo senza salse, regà, perché mi sembrerebbe offenderlo, però. Quando cominci a masticare ti esplode dentro una botta di olio al tartufo quasi, è proprio, senti, troppo buoni, troppo buoni. E andiamo avanti, regà, con manzo e peperoni, e questo la botta di piccante te ce la faccio, te la faccio proprio da davanti. Mamma mia, bella inzuppata. Oddio quanto piccante! Non mi pento, non mi pento di niente, perché non mi... è mica tanto! Mi pento! Lascia fare che intanto il vero c'è rumore di tutta Roma, guarda il peperone, guarda il peperone. Ma ti pare che mi devono passare i camion dietro mentre... Cioè, ma ti rendi conto? Questo è un momento di televisione verità! Patate e cipolla, guarda che belli! Guarda il mamma mia! La patata è stupenda! Che bello! La patata è stupenda! L'assaggiamo con un po' di salsa agrodolce. Ce l'ho a fuoco pure questo, non troppo perché non vorrei coprire il sapore, ma da piccolo a Montesario, in zona mia, c'era una stricceria cinese del signor Liang. Ma regà, è la salsa, lui faceva tutti i giorni cose a mano, bella per signor Lang. Io sto... E arriviamo ai miei preferiti mia, regà, gamberi e castagne. L'ho già mangiati proprio quelli del dumpling bar e li adoro. Oggi ce li assaggiamo. Che poi una cosa, raga, quando dico castagne intendo le castagne d'acqua, che non so le castagne quelle di montagna.
C'ha un sapore però che è incredibile, è bello pastoso, ti ricorda... Oh, sembra che stai in riva a un fiume in Cina. Andiamo sul classico, quelli al maiale. Bello lindo, lo zuppiamo male nella salsa di soia, perché sì. Mamma mia, guarda che guarda come gocciola. Io non sono mai stato in Cina, ma per me i ravioli in Cina hanno sto sapore. Questi qua invece sono quelli calamari e castagne, eppure questi vorrei vederli insieme da dentro. Eccoli qua. Io non li vedo ancora, li starei a vedere voi, quindi li guardo pure io. Madonna che bello. Mettiamoci un po' di salsa piccante. Questa salsa è una divinità, raga, ma il sapore è delicatissimo. Questi sono proprio leggeri, belli, non senza gusto, capito? Come posso dire? Cioè so... Che devi saperli mangiare. Devi saperli mangiare. Eleganti, cazzo. Per finire te lo metto pure a fuoco un verdure. Classichino, ce lo vediamo insieme però come è fatto dentro. Non voglio offenderlo, perché oggi abbiamo mangiato di tutto, quindi magari dici verdure. Calcolare sono 5 verdure e infatti ci stanno i funghi neri, le zucchine, le carote, la verza, l'erba cipollina, lo zenz, cioè qualsiasi cosa, raga. È proprio anche profumatissimo, senti che roba. Sa di boschetto giapponese, sa di orto, sa di boschetto, sa di roba. Raga, non so come quelli di verdura dello You Can Eat. Non so come quelli. So poi... abbiamo finito i ravioli, ma sto continuando a ordinare roba perché abbiamo fame. Perché siamo un po' dei pazzi. Però sto fanno la salsa piccante, lo faccio, bravo. Come ieri. Buono. Ma perché me l'hai fatto fare? Botta di gusto, stiamo aspettando gli ultimi due ravioli. Abbiamo preso quelli dolci al cioccolato. Stanno arrivando adesso, mi sa. Boh, sembrano già belli. Proviamo a aprirli. Mamma, guarda, mamma mia, la cosa, oddio, cioccolata che esce, madonna, botta di gusto, di Cristo. Com'è? Senti. Ti ho frotto la cioccolata. Botta di cioccolata. No. Apro davanti perché ti voglio bene. Oh, oh. Mamma mia, regà, facciamolo. È calda, sembra che ti hanno sciolto al microonde un flauto di ramolino bianco in bocca però. Ed è buonissimo. Invece abbiamo il liquore alla prugna e quello al ginseng. 30 gradi questo. Stiamo per morire. Mamma mia, il profumo del ginseng. 30 gradi, guardi che è davvero, regà, questo sole ci stendiamo per terra, però dagli. 3, 2, 1, via. Non mi hai guardato negli occhi. Sono figlio di sbirro. Un saluto al padre di Francesco. Ammazza che botta. Vale, te c'è quella alla prugna che è un po' più leggero. Ho paura. Prendilo, prendilo. Com'è? Sei morta, cazzo. Cioè, non lo so, sì. Mi è morta Valentina a fianco, regà. Non verrà più nei prossimi video, ci dispiace. Eccolo, il mago dietro sta magia, il signor no. Gianni. Grazie. 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 Oh, va bene. Sì, va bene. Allora, sì, siamo usciti. Allora, prima cosa, ci abbiamo avuto tutto il tempo, a parte il signor Gianni, ma un cameriere e una cameriera che sono stati troppo gentili. Cioè, addirittura lui mi ha fatto un listino con tutti i nomi dei ravioli, così sapevo ogni raviolo cosa c'aveva dentro. Vabbè, questo è un deficit tuo che non ricordi. Questo sono io che sono scemo, però lui mi ha aiutato a essere meno scemo. Quindi, regà, allora, se vuoi fare un'esperienza un attimo nuova, provare dei ravioli, capisci proprio la differenza tra quelli che mangi appunto allo You Can Eat in giro rispetto a quelli fatti a mano artigianali. È un'altra cosa, regà, è un'altra cosa. Sto troppo contento. Alcuni c'hanno un sapore molto agrodolce, altri salato, altri dolciastro. Erano proprio un arcobaleno di roba. Senti, ma quante visual facevamo se ti buttava sotto con la bicicletta? Pensa, oh. Boom, boom, boom. Ci vediamo al prossimo video, regà. Grazie in anticipo di tutti i like, i follow, i commenti, qualsiasi cosa. Se c'hai suggerimenti sulle prossime posti da andare a vedere, scrivimelo pure su Instagram, dove te pare. Scrivilo! Ciao! Scrivilo.